Andremo ancora insieme a uccidere Beh, i mostri? Beh, insieme magari no. Alvin, combattere i mostri è estremamente pericoloso. Promettimi che non ci proverai. Te lo prometto. Ci sono anche degli elfi qua attorno. Una è davvero bella. Ha litigato con il signor Tobias. Possiamo giocare a uccidi l'elfo? Ragazzo, dovrò fare davvero un bel discorsetto a te e ad Alina. Alina non c'entra. Tutti i bambini ci giocano. Io faccio sempre il gran maestro. Mortale, ma che brutta cosa tardi. Sto razzismo. Dovrei parlare con Julian, sì, di parecchie cose. Mi stanno facendo un po' innervosire per come stanno trattando Alvin e come lo stanno facendo diventare. Non so chi picchiare. Qui abbiamo Adam, appunto. Salve, mi chiamo Adam. Io sono Geralt. Sto cercando di comporre una poesia romantica per la mia amata. Che è una promessa Chiedi sposa. Chiedi a Dandelion, il poeta. Pare sia piuttosto bravo. Ha detto che l'amore sarebbe stato la mia ispirazione. Lui stesso si è lanciato in una manovra diversiva. Grande Dandelion. Un'impresa? Sta corteggiando la figlia del mugnaio per far ingelosire la signorina Arlene. È un tipo davvero astuto. Come una volpe. Posso chiederti una cosa? Sì? Sei innamorato di Alina? Lo sai che deve sposarsi. La amo segretamente, perciò cerca di essere discreto. Il matrimonio non è mai un ostacolo per il vero amore. Si chiamano corno. Arrivederci. No, aspetta, che arrivederci? Oh. Sì? Com'è che fa la tua poesia? Ah, dunque... Le tue mani piccole e delicate, le tue anche morbide e arrotondate, tutta la notte e tutto il giorno mi fan girare la testa attorno. È tua. Basta praticamente così. Non dire altro. Guarda, è sì? Fatta. Ci sono degli elfi qua in zona? Si sono accampati qui vicino, ma sono ben diversi dalle descrizioni dei poemi epici. Sono malati e affamati. Molti sono morti. Sono pacifici? Sì, il signor Tobias si è offerto di aiutarli, ma il capo degli elfi ha rifiutato la carità degli umani. Infatti ho avuto dei soldi per prendergli il pane. Tipico degli elfi. Arrivederci. Orewa! E dovrei andare da Dandelion alla locanda, sì. La casa di Adam, visto che Adam neanche c'è, vediamo cosa ci riserva. Adesso, prima di prendere indiscriminatamente, diamo un'occhiata, perché abbiamo già fin troppe cose schifose. Questo ce l'abbiamo da qualche parte? No, allora non lo prendiamo, tanto ce ne avanzano. Non ci interessa frutta secca. E questo invece ci interessano perché... questo non l'abbiamo neanche letto. Poemi. I venti portano il profumo dell'autunno, la brezza spazza via il significato delle parole. Così come deve essere, essi non possono cambiare nulla. I diamanti all'estremità delle tue ciglia. Glossario destino. Va bene. E questo potremo andare tutto a venderlo da Julian, si spera. Poi, fammi un attimo un recap con la mappa. Ci sta la casa del fornaio, casa del capovillaggio, mucca vincitrice del premio. Andiamo a vedere casa di Celina o Selina, dirsi voglia. Si può passare da qua, immagino. Che ci stavo detto che dovrebbe stare in locanda in realtà, anche se noi quando ci siamo passati non l'abbiamo vista. Qui, invece... è una contadina. Spero che gli elfi lascino al più presto questo posto. Questa è roba buona. E poemi ce n'abbiamo già uno, ce lo riprendiamo. Che è altra roba da vendere. Buah. Ormai stiamo diventando schifosamente ricchi.
Queste si dovrebbero accumulare, esatto. Selina, ok, in casa non ci sta. E questo è già qualcosa. Altra vodka e sta roba non ci serve. No, ok. E quindi abbiamo confermato che la signorina non c'è in casa. Che è già qualcosa, posso immaginare. Poi qui non ci segna nient'altro di particolare interesse, ma onestamente non ho nessuna voglia di andare a vedere casa per casa, porta per porta. Noi l'unica cosa da notare è che avremmo fatto anche il livello, per cui la prossima volta che ci riposeremo potremo attribuirci dei punti, ma non abbiamo tutta sta fretta. Alvin sta in giro a giocare, Adam sta là. Beh, parliamo col fabbro. Ci dovrebbe parlare anche dell'armatura in teoria. Salve. Salve. Come posso aiutarti, signore? Chi sei? Sono un tuttofare al tuo servizio. Riparo qualsiasi cosa, produco oggetti strani e inusuali. Sono un fabbro abile e creativo e un carpentiere. Sei un marchettaro. Berengar ha detto che conosci la leggenda di Raven. Non so niente sulla leggenda, sono più interessato alla tecnologia. Quell'armatura era un vero capolavoro di progettazione, resa possibile dai miglioramenti nella metallurgia e nella fusione. Molto interessante. Per quanto riguarda l'armatura, posso parlarti delle sue qualità? D'accordo. Ma ricordati che ne so ben poco di metallurgia o fucile. Con lo dettaglio. Dell'armatura di Raven restano tre elementi: una spalla, un braccio e un guanto. Per la sua creazione furono utilizzati i minerali migliori e le tecnologie più avanzate, non le fornaci da quattro soldi di Temeria. Ok. Gli gnomi sono tecnologicamente avanti di un'era rispetto a noi. Sotto il Monte Carbon hanno un forno fusorio e diverse vasche di raffreddamento, strumenti oltre la nostra portata. Puoi dirmi qualcosa dell'armatura? Come desideri. Le tecnologie di cui ti ho parlato permettono la produzione di un acciaio resistente e flessibile, praticamente indistruttibile. Come ti ho detto, restano soltanto poche parti dell'armatura. Per ricreare l'intera armatura, devi trovare dei materiali di sostituzione e qualcuno che possa assemblare tutte le parti. Qualche suggerimento? Cerca nelle cripte dove sono stati sotterrati grandi cavalieri. Ho sentito dire che i conti della dinastia Ruiter indossavano armature simili. Dei pezzi del genere potrebbero essere riforgiati. Ok, quindi sicuramente non le cripte dove siamo andati noi. Sei un tipo piuttosto versatile. Bisogna pur sopravvivere. Offro anche degli altri servizi. Inoltre ho un hobby piuttosto costoso. Quale? Io e i miei parenti vogliamo costruire una macchina volante. Ne abbiamo già costruite alcune, ma nessuna di loro funzionava. È arrivato abbiamo Leonardo. Dovuto coprire le spese mediche per il pilota. Capisco. Sì? Allora. Ah, questo mi sembra che stia condividendo. Dopo ci ha aggiornato la missione armatura, ce la vediamo. Sì, comunque. Ok, si vende pure i libri? Però i libri si vende a prezzo schifoso, no? Aspetta. Quelli vediamo di darli a Julian. E questo sicuramente. Non c'era nient'altro che ti volessi vendere, no? Spada dell'ordine, no? Però adesso vorrei tornare con un po' di robetta per farti forgiare qualcosa cortesemente. Quindi a molto breve lo faremo. Che ha detto dell'armatura? Ho trovato un pezzo di armatura che conte Ruitier. Mi manca ancora parte dell'armatura di Raven. Negli appunti di un menestrello elfico. Sì. Alvin, dovrei parlare con Julian. La sposa ad Andelion. Devo portare quello che... il pane che ho preso a Toluviel. Ok. Intanto per prima cosa andrei alla locanda. Era di qua, sì? No, questa è zona nuova. Oddio, scusate, ho dovuto starnutire come non ci fosse un domani. Ponte crollato, qui abbiamo altre cose da vedere. Allora, aspettate. La locanda però è di là. Dopo andiamo a esplorarci queste cose. Anzi, magari di notte, visto che dobbiamo finire la missione... dei Drowner.
non penso sia cosa stupida toglierci quest'altra missione, visto che siamo qui. Ah, ecco Selina e Julian. La vedo brutta. Buongiorno, Witch. È quasi sera. Salve. Hai l'aria triste. Mia sorella sposerà un uomo che non ama. E tu ami? Non ho niente da indossare al matrimonio, poiché nostro padre ha speso tutti i suoi risparmi per la dote della sua amata figlia. Inoltre fa un caldo terribile. A parte questo, va tutto bene. Stai da paura, Viola. Non mi sembra una bella situazione. Posso farti una domanda? Sì? Vorrei parlarti. Non sono dell'umore adatto. E dove vai, io? Dove vai? Sì? Tua sorella è felice di questo matrimonio? È felice. Non si preoccupa certo di sua sorella minore. Alina non merita la felicità. Ah, come odio quella ninfetta. Ora ha preso in trappola Julian, un ricco mercante di città, e se ne va in giro con il naso in aria. Non preoccuparti. Troverai anche tu un buon marito. Migliore di Julian? Non intenderei, oh, come sono sensibile a Adam, vero? Davvero patetico. O forse parli dell'eremita. Sono queste le mie opzioni. Hai visto l'anello di fidanzamento che Julian ha dato ad Alina? Ha un diamante più grande di un uovo di piccione. Sì, vabbè, ma quanto te la stai a prendere a male? Calmati. Perché la difendi? Ammettilo, ha conquistato anche te. No. Ah, come la detesto. Ma non ti avrà. Sarò tua subito. Sulla roccia più vicina. Devi soltanto regalarmi un anello più bello di quello che Julian ha dato ad Alina. Ho l'anello. Mostramelo. Deve essere più bello dell'anello di fidanzamento di Alina. Andrà bene questo? Boh. È questo l'anello? Eh sì. Ti bastava qualsiasi cosa, praticamente. Posso avere qualsiasi uomo. Ma... baciami. Va bene. D'accordo. Oh. Comunque, insomma, non male la signorina. Questa, insomma, è una terza abbondante. Forse pure una quarta. Bah, non sono un esperto ad occhio. Sono più a... a mano. Allora, Geralt, sei tu? Già. Ho trovato Alvin. Alvin, Triss voleva che facessi qualcosa. Mi ha fatto una testa così per un'ora. Ah, ho un amuleto di Dimeritium per forse lui. Era il caso di darcelo prima. Dandelion, non ci si può mai fidare di te. Sì? Mi sono appena ricordato, ho un pacco per te. Pure. Un pacco? Sembra troppo difficile per me. Smettila di tenere il broncio, Dandelion. Cosa hai per me? Una lettera da parte della tua amante. Quale delle tante? Da parte di Triss. Dammela. Allora, un secondo. Fammi vedere sta lettera di Triss. Mio caro Geralt, sei riuscito a fuggire appena in tempo. È meglio che non ti faccio vedere in città per un po'. Anche se spero che non rimarremo separati a lungo. Questo, tuttavia, è solo l'ultimo dei nostri problemi. Alvin è scomparso usando la magia, ma sono riuscito a scoprire dove si trova e a mandarti lì. Ti prego di prenderti cura di lui. So che non c'è bisogno di dirtelo dal momento che ti sei affezionato al ragazzo tanto quanto me. Quel poveretto ne ha passate troppe. I suoi talenti magici incontrollati si sono risvegliati. Quando era con me non aveva abbastanza pazienza per seguire l'addestramento di base alla magia. Diceva che preferiva esplorare le rovine abbandonate in cerca di manufatti magici. Ho allegato a questa lettera un amuleto in Dimeritium. Spero che Dandelion non l'abbia perso. Comincia Alvin a indossarlo sempre. Prenditi cura di lui e pensa a me qualche volta. Va bene, sì, ha una scopa dell'altra. Mi auguro che le cose fra noi si risolvano per il meglio. Il nostro rapporto non può essere più complicato della tua missione, no? Fai attenzione e sappi che aspetto il tuo ritorno, la tua Triss. Lei sta cotta, regà. Lei sta cotta. Ok, fammi un attimo di parlare con Dandelion. Geralt? Devo rispondere alla lettera? Devo rispondere alla lettera. Ho una pergamena e un pennino. Pensa a come iniziare. Certo, non cara amica.
dai. D'accordo. Cara Triss, il tuo romanticismo sta finalmente sbocciando. Sono felice per te, Geralt. No, aspetta. Che altro? Magari qualcosa su Allen. Mi siamo impacciati. Sono sicuro che è preoccupata per lui. Potrei chiedere di informare immediatamente Foltest riguardo le azioni di Adda. Oddio. Forse potete scrivere il successo qui ad Acque Scure. Forse questa è più romantica. Voglio essere un po' più romantico. Forse potrei descrivere cos'è successo qui ad Acque Oscure. Potrebbe trovarla interessante. Siediti e scrivi. Il pescatore la recapiterà a Visima. Va bene. Poi, noi in realtà non dovevamo parlare comunque con Dandelion. Ok, qui abbiamo un bel po' di aggiornamenti, ragazzi, che ci leggeremo però più avanti. Devo dare l'amuleto ad Albi. Ah no, quello già ce l'ha considerato fatto. Da Alina e spiegarle la situazione. Sì, però io prima vorrei parlare con Julian. Geralt? Volevo chiederti di altro. Molti sto per fare un bucio di culo così. Ho bisogno di qualcuno che conosca la magia. Io e la mia futura sposa. Beh, quello sposa è vero, però. Non siamo adatti a fargli su da guardia. Questo ha ragione. Capisco. Dovresti addestrarlo per farlo diventare un Witcher. Non sai quello che chiedi. Mm. Per il momento infatti lo terrò d'occhio io. Geralt? Ho un po' di cose da vendere. No, mi sa che il prezzo era lo stesso che ci avrebbe fatto il fabbro. Ma senti, io te vendo pure questo. 40. Minchia. Va bene. E andrei un attimo dal locandiere. No, non qui. Vabbè, sì, anche lui ci stava. In cosa posso aiutarti? Allora, il tuo annuncio mi sa che non ce l'avevamo pronto, però. Oh, ho bisogno di uova di viverna per le mie famose frittate. Te ne porterò il più possibile. Le mie frittate vanno a Ruba. Sì, però aspetta, buono. In cosa posso aiutarti? Una cosa. Una cosa. Sì? Allora, fammi vedere un attimo quello che ho appresso. Mi vorrei prendere un attimo tutto quello che ho qua. Ok, ci siamo presi quello che ci serviva per il fabbro più che altro. Qui non penso ci fosse nient'altro di interessante. No, credo di no. Qui per batterti o per guardare? No, per nessuna delle due, me ne vado. Ok, non è ancora notte. Quindi per cui andrei, no, non da vabbè, dal fabbro, la direzione è quella. Poi dovremo parlare di nuovo con Alina per spiegarle la situazione, a quanto ho capito. E poi, aspettando che si faccia notte, andrei a picchiare roba. Questo mi sembra un piano. Purtroppo non posso sguainare la spada, però, quando è così. Amarezza. Sto sbagliando strada, vero? No, stavo andando bene, per una volta. Allora, ok, siamo tornati qui. Ricerchiamoci il fabbro. Mamma mia che laggata paurosa. No, sto sbagliando tutto. Ah, il fabbro non ci sta. Beh, forse è in casa. Moglie del fabbro. Salve, cosa ti porta qui? Un buon odorino. Sto preparando uno stufato di crauti tradizionale di Temeria. Oh, buono. Qualche lavoro per me? Se la memoria non mi inganna, un Witcher è come un guerriero magico, una specie, no? Uccido mostri, Drowner, Kikimor. Senza dubbio, prima o poi avrò bisogno di te. Qualche lavoro per me? Sì, ho grossi problemi con mio marito. Ti sta cos'è a fianco, successo? Quel vecchio idiota si è trovato una succube. Crede che io non li senta divertirsi tutte le notti. Dovrei liberarmi della succube? Ho imparato un vecchio rimedio popolare da mia madre.
avrò bisogno di 9 manciate della polverina scintillante che sta tra i capelli delle Wright diurne dei campi. Ok. Che mi dici del pagamento? Ho un manuale da erborista che elenca tutte le erbe della zona. Portami la polverina per spaventare la succube e ti darò il libro. Ah, va bene. Accetto il lavoro. Affare fatto. E tuo marito ha sentito tutto comunque. Mastro Witcher. Devi essere un'ottima cuoca. Oh, non è niente. Mio marito ha macellato un maiale e così ho deciso di preparare un bello stufato di crauti. Conosco altre specialità. Mi brontola lo stomaco. Sei così magro. Ieri ho preparato costolette in idromele. Ne vuoi un po'? Grazie. Volentieri. Ecco a te, che gli dei ti benedicano. Arrivederci. Ok. Che giornata. Immagino che potrebbe essere scortese non mangiarlo, dato che ce l'ha offerto. Qui mangiamocelo subito. Ehi, signore, vieni qui. Che c'è? Ti ho sentito parlare con mia moglie e ho un'offerta per te. Immaginavo. Non hai intenzione di separarti dalla tua incantevole diavolessa? Mia moglie esagera. In quanto uomo dovresti capire che quell'innocente divertimento non nuoce a nessuno. No, infatti, sono d'accordo. Cosa hai da propormi? Un incantesimo popolare addormenterà per un po' la succube. Mia moglie si calmerà e dopo un po' potrò tranquillamente risvegliare la succube. Cosa ti serve? 9 manciate di polvere d'ombra delle divoratrici. Appaiono nei campi di notte e sono molto pericolose. Tanto mi servono comunque. Cosa otterrò in cambio? Ho un meteorite rosso, utile per migliorare la tua spada. O forse preferisci dell'oro? Che ne dici di 500 oren? Ti aiuterò. Non una parola con mia moglie. Ok. Allora, vediamo un attimo qui le cose. Adesso dovrebbero essere apparse le cose che posso fare. Ecco, spada e meteorite. Danni 20% da un pezzo blu e 2 rossi. 3 pezzi di rosso da danni 40, effetto critico sanguinamento. Fa molti più danni. Aspetta. Costa 1000. Questa c'ha il nome e tutto quanto. Però regà, preferisco fa più danno, anche se questa c'ha un effetto un po' migliore. Cosa ho venduto? Mi ha venduto l'altra spada? Va bene. Comunque stiamo per ricomparne 2 nuove, per cui... Allora, dicevamo, spada meteoritica da 3 pezzi di rosso, con danni 40, effetto critico sanguinamento. E sì, aspetta. Sì? Se mi voleva la spada d'argento, possibilmente. Allora, runa della luna e 2 della terra. Danni... questo è più 15%, quindi già di meno. Accecamento, probabilità dell'effetto critico accecamento e incenerimento. Però non ha bonus danni. Danni più 30, l'effetto critico atterramento 75, aumenta vulnerabilità avversaria. Ah, questa è bellissima. E 2 della luna. 30, 75, 15. Questa costa di più, 1600, ma è da paura. Oh, Mosi. Mosi che si inizia a ragionare. Ok, questa roba poi la riposeremo quando sarà. E abbiamo un po' di cose da fare, yeah. E io sono d'accordo, il tipo tanto la succube, oh. Nel senso, c'è sta da pure... Non so, il meteorite rosso a questo punto non ci serve, per cui prenderò i soldi, immagino. E... Qui ci stava anche un focolare, se non sbaglio. Passaggio per il lago, strada per la locanda. Ci stava un focolare da qualche parte nel villaggio. Non qua, a quanto pare. Me lo ricordo un focolare, però. Non è che mi sto confondendo con locanda. È una possibilità non troppo remota. Ah no, eccolo qua.
Non posso meditare con il fuoco spento. No. Prima dovrò accenderlo. Aspetta. Ci stanno sempre delle cose inutili per accendere i fuochi in giro. Quella non lo posso prendere. Dai, vediamo, qualcuno ce l'avrà. E... ecco qua. Oh, c'è anche un libro. A posto. È stato rapido, visto? Focolare. Diamoci anche il livello a questo punto. Abbiamo quasi fatto un altro. Allora, noi col bronzo cosa possiamo ancora fare? Immunità al dolore, intossicato dall'alcol. Non capita veramente mai, praticamente, che ci combatta con l'alcol. Adesso ci possiamo fare le pozioni che lo tolgono, quindi non ci serve. Hard tutto, igni tutto. No, igni non abbiamo fatto tutto. Ah, possiamo potenziare il segno mettendo... oh, regà. Famo questo. Dai, sti cazzi. Allora, poi stavamo dicendo che aumentavamo a 4 gli stili e ci mancava l'argento di gruppo e l'acciaio di gruppo. Ok, poi potremmo migliorare queste cose qui, ma penso che andrò anche a potenziare parecchio questa roba a chi. Però penso che prima farò tutti i danni base di ogni stile, quindi sono 1, 2, 3, 4, 5, bravo, c'è tutti, quindi sono 6. Altri 3 livelli che spenderemo sugli stili, poi ci concentreremo sull'aumentare, penso, hard e igni almeno a 4 pure direttamente, quindi 4 livelli, e poi ci concentriamo su questo settore qua. Immagino che se ci arriveremo, insomma, non so quanti punti esperienza faremo in questo gameplay. E pozioni per ora, boh, non mi pare. No, perché ho detto un'ora? È diventata notte in un'ora, non credo. Sì, è notte, zitti tutti, boh, da paura. Allora, no. Vabbè, sì, devo uscire dal villaggio prima, ho capito. Strada per il ponte. Tanto sguainiamo la spada. Ora abbiamo una nuova spada d'argento, signori. Che dovrebbe piacerci assai. Ok. Allora, adesso ci dai la mappa generale cortesemente, così capisco che devo fare. Sì. Intanto di qua, che ci dovrebbero stare i Drowner, che ci mancano per finire quella missione. Per la... non era Adriade, quelle come... Ninfaneide, non so come si chiamino. Naneide. Ah, non sono divoratrici là. Beh, divoratrici pure ci servono. Salve. Sarà stile forte, penso. E... no, non è stordito. Beh, ha fatto una brutta fine la divoratrice. Noi ci prendiamo i denti. Ecco, ricordiamoci di tenerci un dente in più per quando ritroveremo il dentista. Sono praticamente convinto che se non qui era il prossimo capitolo che forse l'avremmo ritrovato. Ecco i Drowner. E... ok, devo uccidere Zephyr. Va bene. Zephyr è andato. Devo trovare la collana dal cadavere di Zephyr. Appena... ops, errore mio. C'è dato anello d'argento con ambra e altra roba che non ho visto, più la collana dei turchesi, oggetto della missione. Ok. E quindi questa l'abbiamo fatta. Oh, bene che ci sono delle divoratrici là. Divoratrici. No, no. Boni. Perché stile di gruppo? Oh, picchiano queste, eh. Ops. Ah, è morta. Oh, pagano una cifra di esperienza. Eh no, non è facile stordirle.
E mi sa che mori però. Ciao. Altro dente. E poi sarebbe questa le cose che ci servono, mi sa, no? Sì, polvere d'ombra. Ok, poi quindi cose che possiamo vedere. Intanto andiamo a vedere sto ponte crollato che ci dice, visto che è una zona indicata sulla mappa. Santuario dei Grig. Ancora questi Grig? Queste specie di gnometti. Belli a papà. Un piccolo altare di qualche divinità. Ci posso mettere alcol. Chi adorano qui? Hai ricevuto quadrifoglio. Oggetto della missione. Ok. Forse avrei dovuto metterci qualche cosa d'alcolico anche nell'altro santuario Grig che ho trovato. Boh. Comunque no, ponte crollato mi sa che era soltanto un punto di interesse. Sì, da tenere sulla mappa. Va bene. Poi andrei verso i resti delle rovine. Oh, c'è un cadavere. Lì c'era 100 piedi giganti, ce ne servono 4. Quindi quelli ci interessano. Però che fai? Vedi un cadavere e corriamo per esaminare il tutto, vedere che non ci sia nulla. Runa della terra. Vabbè, intanto ce le prendiamo. Queste in effetti lo potevamo pure buttare, sto cibo inutile. Ok. Poi dovremmo tornare a uccidere un po' di viverne per cercare le ova. Immagino siano 100 piedi giganti, sarà stile forte. Dove sta? Oh, qua! Mortacci tua! Oh! Attenta, scimmietta! E qua! So cazzuti questi. Oh, 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 oh. Oh, oh. Devi morire. Ancora. E va bene. Che fai, riesci? Ok. Il fatto che tu sia morto mi rende molto felice. E dovrei curarmi, eh. Prendiamoci una pozioncina, che mi sembra il caso. Mi sembra che l'incenerire funzioni abbastanza bene su questi tipi. Peccato che mi interrompono le combo. Non ce n'era nessun altro? No. Ce ne serve almeno un altro di questi. Oh, Alvin, che cazzo ci sta a fa là? Mi sa che sono morto. I fantasmi evocati possono essere molto pericolosi. Volevo soltanto usare il potere, proprio come Triss. Normalmente sono piuttosto gentile. È solo che ultimamente mi sento molto solo. Mi piacerebbe che Alvin mi tenesse compagnia giocando a dadi. È un ragazzo sveglio. Posso giocarci a dadi con te? Lascialo in pace. Allora, useremo la risoluzione classica. Giochiamocelo ai dadi. Il perdente lascia il ragazzo al vincente. Non hai alcuna possibilità. Non hai alcuna possibilità. Piuttosto fiducioso. Splendido. Aiuto, aiuto.